Questa volta siamo giunti a Ovigno, un bellissimo paese sulla costa cavata. Siamo arrivati ieri sera e stamattina ad accoglierci una fantastica giornata di sole. Prima di raggiungere il diving di Nadi, decidiamo di fare due passi per il paese. Pescatori e gente in festa, tanti colori e tanta musica. Ma il nostro obiettivo è il Baron Gauch, uno tra i più affascinanti relitti del Mediterraneo. La sua è una storia nobile e tragica. Il Baron Gauch era una nave passeggeri appartenente al Lloyd austriaco e seguiva la rotta dalmata tra la Bassa Dalmazia e Trieste. Siamo nel periodo della Grande Guerra e la nave faceva spesso gli straordinari per portare molti profughi che abbandonavano le zone non più sicure dell'Adriatico. Alle ore 11 del 13 agosto 1914, il Baron Gauch salpò dal porto di Lussingrande, diretta verso Trieste, dove era previsto l'arrivo per le ore 18. Per la nave era necessario mantenersi al largo ed evitare una zona di mare minata dalla stessa marina austriaca. La giornata era bella, il mare calmo, ma per una svista del capitano, la nave entrò nel campo minato. Alle 15.45 un'esplosione dovuta alla collisione con una mina e la nave affondò in pochissimi minuti. Delle 300 persone a bordo, 130 morirono affogate. Che è affondato nel 1914 ed è appoggiato su un fondale di 40 metri. Il livello del ponte sarà circa sui 33 metri. È in perfetto assetto di navigazione, è possibile fare una bella penetrazione entrando sia da poppa che da prua e andando nella sala macchine del relitto, nel cuore del relitto. Come vedete questo albero è piegato, e in genere la visibilità è bella. Mentre noi abbiamo 21.35 e decompressione a nitrox 50. 12 più 12 su questo relitto possiamo fare benissimo tra i 40 e i 50 minuti di fondo. Il relitto del Baron Gauch si trova in mare aperto ed occorre oltre un'ora di navigazione per raggiungerlo. Una volta ormeggiati, Nadi ci dà anche una brutta notizia. Oggi è giornata con forte corrente. La corrente è veramente molto forte, fortunatamente vi è una robusta cima fissata al relitto che ci agevola la discesa fino alla struttura superiore. L'unica possibilità che abbiamo in queste condizioni è quella di esplorare ovviamente l'interno del relitto. La nave si trova sott'acqua da quasi un secolo ed è impressionante notare la quantità di detriti che si sono depositati sulle strutture, tant'è che in alcuni casi anche il nostro passaggio diventa poco agevole. I ponti in legno hanno ceduto con il passare del tempo. Lungo i corridoi ai piani inferiori, nella parte bassa, riusciamo a vedere sagole che sono state lasciate nel corso di precedenti esplorazioni, mentre nella parte alta vi sono ancora i cavi dell'impianto elettrico della nave. La cosa più impressionante è che tutto ciò che vedete ammassato sul fondo dei corridoi e delle strutture che hanno resistito è materiale organico, cioè forme di vita che sono morte e che con il passare degli anni si sono depositate. I passaggi all'interno del relitto sono quasi sempre agevoli e ci si può spostare all'interno delle varie zone della nave senza particolari difficoltà.
anche all'esterno il tempo ha lasciato il suo segno, ma è impressionante notare come il relitto sia ben conservato, considerato il tempo che è già trascorso sott'acqua. L'acqua all'interno del relitto è limpida e l'ambiente è carico di suggestione. I giochi di luce sono assolutamente spettacolari. E adesso ci avviciniamo al cuore del relitto, alla sala macchina. Anche in questo caso gli spazi interni ci permettono di muoverci agevolmente. Qui invece di forme di vita sul fondo abbiamo tanto limo, tanto sedimento che si è depositato con il passare dei decenni. Ed eccoci giungere alla fine, alla prua della nave. E qui finisce la seconda immersione. Angelo mi segnala che il tempo a disposizione è scaduto ed inizia così la nostra risalita. Fatto bene a farci venire, Clyde.